Ragazzi miei, buongiorno, bentornati sempre qui su Marvel Snap. Oggi un annuncio molto importante. Realmente sono riuscito nell'impresa, ho preso a Nylus, regà, con i token, perché mi mancava solamente lui delle carte OP delle serie 5, capito? E quindi oggi andiamo subito a collarlo in un mazzettino. E siccome non sono ancora molto pratico del junk, perché giustamente fino adesso non l'ho mai giocato perché non c'avevo a Nylus, mi potete dire qualche mazzettino bello prorompente con un bel junk a Nylus, con Sentry, questi qua belli tossici, diciamo. Come mazzo di oggi io vi propongo un bel bounce con il junk, perché ho visto che è una lista che sta spingendo veramente da tanto. Io è da un po' che ho voglia di giocare il bounce, quindi fondamentalmente è un bounce con Sentry e Annihilus, perché Deud alla fin fine del bounce si può veramente giocare come si vuole. E tra l'altro, se avete preso la carta del spot, che non mi ricordo come si chiama perché... ok, Astronero la potete mettere benissimo in questa lista, anche perché l'ho vista con lui al posto di Hitmonkey, ma io Hitmonkey non ci rinuncio nel bounce e non ho neanche la carta, quindi fa fanculo all'Astronero. Ovviamente carta molto importante di questa lista è il buon vecchio Zabu, per il semplice fatto che così facendo già al turno 3 possiamo fare Werewolf, poi al turno 4 possiamo fare Sentry, turno 5 Annihilus, e poi possiamo il turno 6 fare un bel turno prorompente con Hitmonkey e tutte quelle altre cosine a drop 1. Andiamo. Ragazzi, non potete capire da quant'è. Eccolo subito in mano il pazzo. Non potete capire da quant'è che lo aspettavo. E ogni volta che mi capitava contro sto ragazzo mi rompeva in due parti. Non riuscivo a counterarlo il buon vecchio Annihilus. Forge, destroy contro, mi stai dicendo così? Pazzo senza senso. E gioco Nico Minoru così. Gioco Nico Minoru così. E poi... potremmo pensare di fare Beast al centro. Bella la gemma. Che mi dai? No, ma dammi la time, che potevo fare veramente grandi cose. Ok, ci abbiamo Sentry però. Facciamo Beast qui. Più la Space magari. Space la gioco qua. Yes sir. Così intanto mi copio un altro Beast della mano. Metti che ci serve in qualche maniera. E adesso c'è una grandissima scelta da fare. Non posso pescare, perché non posso pescare. Ma bello Nico Minoru. Ok, la scelta è la seguente: Sentry o Werewolf? Che se faccio Werewolf posso fare veramente grandi cose. Cioè fare così, fare drop a 1. Poi turno 5 possiamo fare Sentry e turno 6 a Nylus. Mi sembra molto interessante come play. Ma tipo fare così, fare così, capito? Beh, lo Squirtle no. Squirtle no. Ok. Hai capito tu? Sì, era un destroy comunque, ragazzo. Allora, vediamo di riuscire a fare qualcosa di interessante. Ok, tu ti sposti lì e poi ti sposti là. Sulla rete fognaria, ci sta. Ora, fare Sentry qui non sarebbe malvagio come idea, no? Ma proprio per niente. Sentry qui e The Wood qui. Ti snappo, frate. Ti snappo. Così, Sentry se ne va sul Central Park e sono 10 punti. Cerchiamo di prendere prima in qualche maniera. Anche se ci fa... no, frate, e che cazzo? Non incominciamo come ieri gentilmente, che mi avete quittato tutte le partite possibili e immaginabili. Ah, e tra l'altro, con quell'evento di San Valentino, io ho preso il cazzo nelle Infinite a provare mazzi de merda. Io ero a 1500, raga, a 1500 ero arrivato. Nico Minoru. Io già la gioco. Poi, mi dai Zabu, gentilmente. Che ancora no, in una partita ancora non me la... no. L'onda di sinistro può essere buono? Per il doppio forgio, sì. La voglio se può essere buono per il doppio forgio. Il problema è che... guarda qua. Disastro. Il problema è che io non c'ho Zabu. Non c'ho Zabu ma ho Prio. E che me la voglio la Prio? Che me la voglio la Prio io? Si potrebbe pensare di fare... cioè di skippare sto turno, raga. Fondamentalmente devi skippare questo turno del cazzo. Ah sì. Non ha senso che gioco Hitmonkey adesso. E io tu sì, lo potevo ripescare con Beast. Ma dov'è Beast? Ecco qua. Zap. Eccolo qui. Werewolf.
Con calma, ragazzi, con calma, con calma. Vediamo se ci può salvare la vita il grande Licantropus. Omega Red. Ok. Olè. Ora. Ora turno 5, che ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare che Iceman tipo. No, che ci abbiamo da fare? E Zab che lo faccio a fare per Sentry? A giocarlo a un cazzo, a giocarlo a due di mana? Non ha senso neanche. Oppure si potrebbe pensare di fare Falcon qui, doppio Iceman e Zabu. Vediamo. Visione. Me la vedo molto tosta sta partita, perché ragazzi è messo veramente molto ma molto bene. E noi non ci abbiamo carte. Ah, fa... ok, Licantropus non si sposta dove si dovrebbe spostare. Ok, ho capito, ho capito. Capito. E vedi, cioè mi ha fatto pescare tutto al contrario, frate. Mi ha fatto pescare tutto al contrario. Sto facendo un loro qui, intanto lui si sposta qui. Facendolo qui, amen. La facciamo così. Facciamo così. Così lui si risposta qui. Lo facciamo così. E lo facciamo così. No? Che così facendo abbiamo Hitmonkey qui. E Nicomedor. Il problema è se lui mi fa l'aiut sull'ondo di sinistro. No. Ok, vediamo se basta in tutto ciò. Ma voglio se basta. No, ho sbagliato. Dai, se avessi lasciato Licantropus qui avrei vinto, raga. Ma che cazzo. Cioè, il problema del bounce al turno 6 è questo. Perché poi ti metti a ragionare su dove Licantropus e Hitmonkey possono fare più punti. Non mi sono... no, niente. Va bene, GG. Con calma, raga. Mi sono appena svegliato. Non ci capisco un cazzo, permettete. Dici tu snappi perché hai visto che mi toglie Annihilus. Ma tu non hai capito che Annihilus non è... non è il fulcro del gioco. E io ti continuo. Adesso io ti continuo. E se ti vinco questo game, raga, puoi andare veramente a scambiare la banca del sapone, frate mio. Facciamo The Wood. Facciamo Forge qui. Tanto ci abbiamo Falcon, no? E l'unica cosa è che non posso giocare Sentry adesso. Guarda quanto mi poteva essere utile a Nihilus. Va bene, prendiamoci in mano tutte queste cose, dai. Ce le prendiamo in mano. Togliamo sia The Wood sia il Ninja. Solo che... mi devi far pescare Licantropus adesso. Devi far pescare Licantropus. Se vuoi che ti vinco questo game, gioco Hitmonkey. Hitmonkey a me che cosa mi serve adesso? Mi serve a fare Iceman un'altra volta e fare Forge. Oddio, ma sapete che The Wood io intanto lo faccio? Come il pazzo. Allora, mi servono solamente 3 drop a 1 per fare Hitmonkey al turno 6, ipoteticamente. Quindi noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo anche il coso, il mostro, quindi volendo Iceman lo posso anche mettere. Sì. Cilocjo. Zabu. E frate, ma Zabu a me che mi importa? Scusami, che mi importa di Zabu? E te lo posso mettere qui. E Hitmonkey lo andremo a posizionare proprio sul club infernale a sto punto. Che gli altri drop non li posso giocare. Facciamo Zabu qui. E fondamentalmente basta. Ora, si spera che lui non mi metta qualche cosa. Ok. E come lo vinco sto game? Fondamentalmente io come lo vinco sto game? Perché lui potrebbe mettere un paio di gemme per pescare. Quindi sarebbe cosa buona e giusta fare Shang qui. E poi? E poi come? Come la vinco poi? E poi la vinco con Forge Demone? Magari così? Poi non ne ho idea. Cercare di fare un predict, no? Risolve prima lui.
Risolve prima lui. Vediamo. Ok, pesca. Pesca un'altra carta. Ok. Paint. I predict. Allora, cioè, siamo stati fortunati per la lag che ha preso la time, eh. Siamo stati molto fortunati in questo, perché altrimenti avremmo preso un cazzo enorme. La teoria e la tattica è riuscita, raga. Questo è l'importante. G di un G. Adesso, se il gioco mi fa la grazia, possiamo giocare a Nylos, perché è 3 partite che ce l'ho in mano e lo voglio usare. No? No, Nico Minoru me la tengo. E ci abbiamo anche Zabu questa volta. Attenzione. Possiamo già pensare di fare Zabu turno 2, Licantropus turno 3, Sentry turno 4, Annihilus turno 5. E poi il turno 6 ci abbreviamo tutti allegramente. Non ci abbracciamo? Dovevo mettere Nico Minoru. Dovevo mettere Nico Minoru. Dovevo mettere Nico Minoru. Dovevo mettere Nico Minoru. E adesso Annihilus diventa inutile. Io te lo posso anche mettere il cavaliere. No? Te lo posso anche mettere il cavaliere. Il problema è che... Che cosa? Fammi giocare così. Il problema è che cosa ti scarto io con solamente di Sif? Grazie, molto gentile. Molto gentile. Dici Black Cat. Ok. E allora skip, no? Dici The Hood. Boh, fratello, è senza senso questa cosa. È letteralmente senza senso questa cosa, permettimi. Giganto, perfetto. Giganto si può utilizzare solamente qui, perfetto. E per dire, io devo fare per forza così e giganto qui, se voglio cercare di vincere sto game. E snappami il cazzo, fratello, grazie al cazzo che mi snappi. Vediamo. Forgia. Iceman. Ho preso Annihilus, non mi interessa questa cosa. Ma ugualmente, raga, ma non penso basti mettere... Mettere 9 punti solamente sulla destra, no? Non mi bastano. Sono sicuro che a me non bastano. Capito? E l'unica play che posso fare è questa. Non la skippo perché mi scasso il cazzo a skipparla. Frate, rimani lì. Snap? Snappami il cazzo, va. Non avete neanche idea di quanto sto godendo in questo preciso momento. Non avete neanche idea. E sono a posto così. Adesso questa partita permette di giocarla in tranquillità e serenità. Cioè, no? Iceman. Però posso dire che alla fine il mazzo gira. Il mazzo gira, ci sono delle giocate che si possono fare all'interno del bounce, perché le giocate sono veramente miliardiche. E vedi, questo effetto qui di spostare una carta a me che mi interessa. Niente, facciamo forgio. Ora può essere veramente utile prendere sti schifoidi, sai? Che non abbiamo neanche stavolta pescato Zabu. Bello, bello così. E mi ha dato anche Zabu, tra l'altro. E Zabu qui. Nico Minoru qui. E schifoide, a voglia. E poi così che andiamo a 4 drop, 5 drop a 1. 5 drop a 1 sono ottimi. Ma sai che c'è? Ma dammi qua. Ma dammi qua. Ora. Allora, devo dire che il mazzo alla fine gira anche abbastanza bene, perché se vogliamo abbiamo le giocate del bounce, che sono giocate in cui Thor, sono giocate in cui tu puoi veramente giocare la qualsiasi cosa con tutti questi drop a uno, no? Abbiamo tante possibilità di giocata, ma... Scusa, ma perché lui ci avrà qualche variant, o si è buggato? Perché vabbè, lasciamo questo. Sto lasciando questo. Ah no, ma ce l'ho.
No, ma ce l'ho pure io. Boh, e che ti devo dire? Allora, facciamo così. 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 E così? O questo me lo tengo per dopo? Questo me lo tengo per dopo. Uno. Due. Tre. E con Iceman andiamo a 4. Cazzo, forse lo devo giocare, sai. Lo devo giocare. Bello, anche Shang, va bene. A Nairus. Ok, ma io intanto questo te lo faccio, sai. Io intanto questo te lo faccio. Faccio così. Faccio così e così. Sì. Ha voglia. Ha voglia proprio. Guarda lì, guarda che si è chiuso. Allora. Raga, se ci dai Hitmonkey veramente si possono fare cose molto belle e interessanti, no? Però c'è il Lockjaw, capito? Bella la Wasp, Enchantress va bene, non ci interessa, lì è chiuso. Il ragazzo lì è chiuso e adesso che cosa può... Ci abbiamo anche Hitmonkey, frate. A posto, qui prende il più 2, prende pure il più 2, perfetto. Ora, il problema è uno. Il problema è che qui io non vinco neanche morto con 4 punti di distacco, no? Perché così faccio 10, capito? Io potrei anche giocare... Oddio, no, scherzavo, Hitmonkey intanto non lo fai. Fai nemico minore più questo, no? E qui tu vinci. Poi fai... Poi fai... Hitmonkey qui, tu vai qui a 12, giusto? E fai così, no? Fai una roba del genere, la chiudi. Cioè, nel senso, lui può battermi solamente in un 50-50 qui. Quello. Con la Jane Foster, magari. Tiri, bello. Raga, non stavo veramente capendo più un cazzo con tutti quelle miriadi di drop a zero. Comunque, quello che cercavo di dirvi, no? Nella partita scorsa, è che questo mazzo ci permette non solo di avere delle combo parecchio forti, perché se pensiamo di settare Zabbo di turno 2 e fare 1, 2 e 3, e poi abbiamo Hitmonkey con tutte le giocate, se bricchiamo tutta questa combo molto bella... Abbiamo una miriade di drop a 1 che nei turni centrali ci possono veramente tornare utili, come per esempio Nico Minoru al turno 6 prima, no? Altrimenti noi avremmo perso in qualsiasi modo. E sinceramente è anche molto divertente, perché non è il mazzo con cui tu giochi le carte e poi ti abbracci alla fortuna se ti escono le giocate. E non voglio dire altri mazzi inerenti. Con mazzi del genere ci devi stare anche a ragionare su, capito? Come nel caso dove abbiamo perso il game, che non ho considerato di lasciare Werewolf al centro, capito? Quindi bisogna ragionarci su, però provate il mazzo, raga, fidatevi.